10 anni di vita, 200 atleti iscritti attualmente, 812 quelli passati dal body bianco lilla. È la giovane ma già importante storia di Gymnica 2009, società di ginnastica artistica di Casalmaggiore, che ha festeggiato in piazza Garibaldi sabato pomeriggio, nella data esatta del compleanno, il suo anniversario di cifra tonda. Una festa totale, molto apprezzata dalla popolazione, con 500 persone circa a gremire piazza Garibaldi e tanti spettatori interessati. Non tutti infatti erano genitori delle atlete di Gymnica. La sfilata delle atlete con la capo allenatrice Nicoletta Ariciu e le più giovani guide delle ragazze è partita da San Francesco per arrivare in piazza Garibaldi alle 17.30, quando il conduttore della giornata, Maurizio Toscani, ha dato il via facendo salire al cielo tanti palloncini lilla. Ospite d'onore su tutti, Igor Cassina, che ha rinunciato a presenziare i campionati italiani di Meda a pochi passi da casa sua per essere presente a Casalmaggiore tenendo fede all'impegno. Olimpionico alla sbarra d'Atene 2004, Cassina ha dato vita ad uno dei momenti emotivamente più impattanti, quando insieme a Gianluca Farini e Simone Raineri, ori olimpici di Casalmaggiore nel canottaggio, ha ricreato l'atmosfera a 5 cerchi. I filmati delle 3 gare decisive che hanno condotto alla gloria sportiva i 3 atleti nelle edizioni di Seul 1988 per Farina, di Sydney 2000 per Raineri e di Atene 2004 per Cassina hanno letteralmente calamitato gli occhi della piazza sul palco sotto il comune con pelle d'oca a profusione. L'altro momento da sottolineare è stato la presentazione del libro scritto da Giovanni Gardani, che in quasi 300 pagine fissa la storia di questi primi 10 anni di Gymnica 2009. Sul palco, per una vera e propria tavola rotonda di presentazione del libro e dell'attività, oltre a Gardani, la presidente Simona Lanzetti, la vice Renato Incerti, Igor Cassina, Nicoletta Ariciu e ancora Giancarlo Zanafredi, presidente del CSI Mantova, oltre a Daniele Tolomini, ex delegato provinciale della federazione, e Luisa Riboli, presidente regionale della federazione ginnastica. Tutti hanno lodato la costanza di Gymnica, capace di ottenere per 5 volte di fila il titolo italiano CSI dal 2015 al 2019, grazie al lavoro in palestra e dietro alle quinte agli splendidi genitori volontari. Nel corso della presentazione della festa, che è durata tra musica ed esibizione fino alle 23 circa, il primo saluto è giunto dal sindaco Filippo Bongiovanni e dal consigliere con delega allo sport Igor Piazza, senza dimenticare il parroco Don Claudio Rubagotti e Claudio Bodini di Padania Acque, che ha distribuito la speciale borraccia a tutte le atlete. Premi speciali sono andati alla stessa società che ha ricevuto dal CSI Mantova il discobolo virgiliano e a Eleonora Bianchin, una delle atlete più vincenti della società. Poi musica, esibizioni, coreografie e servizio gastronomico in piazza, senza scordare la mostra fotografica nell'atrio dello Zenith, grazie a Gymnica, all'associazione Danza Vitien e ai DJ Vinilistic.